Oggi il papperari si ammediano. Bravo. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Baldo, buongiorno. Gabriele, buongiorno. E quasi buon appetito a tutti, eh? Ciao Mimmo. Ciao Mimmo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mimmo, ecco. Secondo te, conoscendolo, andando per deduzione, il mister ha fatto un calcolo che si è rivelato sbagliato? Ha solamente fatto quello che avrebbe fatto comunque, indipendentemente dalla partita che ha Juve? Perché questo è importante, eh? Ma io credo che, guarda, la partita di ieri è veramente di complicatissima analisi, no? Perché, cioè, tu l'hai definito un azzardo che punisce lui stesso. Sì, un azzardo che punisce lui in quanto non ha avuto le risposte che probabilmente lui si aspettava di avere da alcuni giocatori di quelli che ha messo, soprattutto nel reparto difensivo. La squadra, ecco perché ti dicevo, è molto complicato analizzare la partita di ieri. Secondo me, nella prestazione è stata molto più brava rispetto alla partita contro il Cagliari, eppure col Cagliari c'erano tutti i titolari o presunti tali titolarissimi, e ieri invece c'erano 10 giocatori diversi rispetto a quelli che avevano giocato contro il Cagliari almeno all'inizio. Quindi di che squadra dobbiamo parlare? Della squadra che ha costruito molto di più di quanto aveva costruito contro il Cagliari, oppure della squadra che ha preso 2 gol ed è una cosa molto rara rispetto al recentissimo passato della Roma? Quindi io credo che sia stato un azzardo calcolato e che lui sia stato penalizzato dal rendimento di alcuni giocatori che non hanno reso per quello che lui si aspettava. Detto tutto questo, ci aspettavamo, no? L'abbiamo parlato tanto nella vigilia della partita, di un turnover. Probabilmente non ci aspettavamo 10 cambi, ci aspettavamo i 5, i 6 al massimo, e forse col beneficio del dopo dobbiamo dire che è stata una scelta un pochino rischiosa, che non ha pagato, ma non ha pagato non tanto sul piano della prestazione complessiva della squadra, quanto sul piano degli errori di alcuni singoli che t'hanno un pochettino condizionato la partita, quindi il risultato e quindi la qualificazione. Bisognava fare così, bisognava cambiare la squadra, forse si è esagerato un pochino nel cambiarla in maniera così quasi totale, però poi la squadra la partita l'ha fatta. Abbiamo contato tante occasioni, molte più rispetto a quelle della partita contro il Cagliari. Quindi questo che cosa vuol dire? Che il Cagliari è meno forte del Torino, il Torino più forte del Cagliari, che la Roma di ieri era potenzialmente più forte di quella che ha affrontato il Cagliari? Sono tutte chiacchiere. La sintesi poi te la dà anche il risultato. Tu hai beccato 2 gol, il primo sembra che insomma il Torino aveva preparato quella giocata, perché al terzo tentativo ha fatto gol, ma in precedenza ne ha fatto 2 praticamente simili e tu non eri stato capace di tener testa. Il secondo gol nasce probabilmente da un errore di Emerson, che non è ancora probabilmente pronto per giocare a determinati livelli, ha bisogno ancora di crescere sul piano della condizione, del recupero dell'occhio, del passo e tutto quello che è. Ma poi la squadra davanti ha prodotto tanto. La squadra ha prodotto tanto, però se io dovessi rivolgere un appunto a Di Francesco per quello che Riccardo ha deciso nel turno 9, dico che probabilmente, ma lo dico dopo, Erika, sì, a giochi fatti, una difesa assolutamente inedita probabilmente non l'avrei schierata, e avrei cercato di mettere almeno uno dei centrali titolari insieme con l'altro per dare un pochettino un senso di continuità, mentre invece ieri è stata veramente una difesa inedita, che ha fatto vedere quando è stata chiamata in causa, anche se su palle inattive, anche su circostanze particolari, di non avere quell'affiatamento, tanto è vero che Di Francesco poi nel post partita ha detto che è mancata l'intesa nello scambio di uomo, e quelle sono cose che probabilmente tu affini piano piano, le migliori quando giochi sempre insieme. Se tu non era la prima volta che giochiamo insieme, pagavi e hai pagato, tutto qua, molto semplice. Però la prestazione, siamo tutti d'accordo, sul piano della produzione offensiva è stata migliore rispetto a quella contro il Cagliari, eppure quella la partita l'hai vinta e questa l'hai persa, è così. Però rimane sempre il problema, Mimmo, concretizzare, no? Concretizzare, assolutamente. E il discorso, se continua a sentire, io sento, lo sai che non la penso di dire, la sfortuna, non sfortuna, alcune circostanze ti ha detto male. O mi adeguo o continuo a pensarla come voglio io, nel senso che devi continuare a lavorare, perché poi a fine partita io ho anche domandato Sebi, tutti parlano di sfortuna, anche te ogni tanto mi tiri fuori la sfortuna. Beh, lui ieri sera l'ha usato questo termine per la prima volta. Ho detto, allora come possiamo contrastarla questa sfortuna?
cioè, come la devi contrastare? Cercando di migliorare quello che è la tua fase di finalizzazione, perché tu stai pagando questo in le ultime partite la Roma contro Chievo, contro Cagliari e contro Torino ha segnato soltanto 2 gol e sono pochi, e ne ha subiti sapete quanti? 2, ed è una cosa particolare che insomma la Roma fino a qualche tempo fa non ci aveva abituato a questo tipo di rendimento, quindi evidentemente c'è qualcosa non tanto sul piano della produzione del gioco, perché lo ripeto, ieri sera la squadra ha prodotto tanto, ha prodotto veramente tanto, poi però è mancata la finalizzazione, i pali sì, la bravura del portiere sì, gli errori, un pizzico di precipitazione, mi viene in mente la palla distrotta, ma che stava solo tranquillo, voleva fare tutto tranne che calciare al volo, mi vengono in mente tante altre cose. Però io so che nel calcio queste cose succedono, e c'è un periodo in cui non te va dentro manco a porta vuota e magari improvvisamente ti cambia tutto. La cosa importante è che ho rivisto la squadra produrre tanto, cosa che invece non avevo visto contro il Cagliari, ne avevamo anche parlato. Mimmo, mi viene da sorridere perché abbiamo un po' affrontato questo discorso, no? Nel senso di quando la Roma ci va dentro, no? In una situazione un po' particolare, diciamo adesso sta vivendo un momento particolare, no? Piano della finalizzazione, sì. Vabbè, sta dentro, quindi qualche critica, qualcuno vorrebbe qualcosa di diverso, insomma, e qua siamo abituati a sentire certe cose. Beh, certo. Di solito la Roma quanto ci rimane dentro? Non poco, anche perché questa è una città che si porta dietro tante cose precedenti e fa fatica a dimenticare fa fatica anche a ricordare, perché non è che improvvisamente, siccome la Roma è stata eliminata dal Torino, io dico che è una cosa che mi ha fatto imbestialire, perché insomma perdere un obiettivo già a dicembre mi sembra veramente una cosa che è una macchia sulla prima parte di stagione o sulla stagione intera? Sulla stagione intera non me la sento di dire, però devo dire che mi ha sorpreso molto che la Roma sia andata fuori dalla Coppa Italia, Riccardo, perché ieri ne parlavamo, per me continua a essere un appuntamento da portare a casa. Mimmo, ti ricordi quando l'altro giorno ti ho detto ma non rischia di essere una squadra più o meno uguale? E invece forse no, perché comunque i valori della Roma, visto che poi anche il Torino ha... Sì. Non è... Come l'hai visto? Io ti ho detto, mi ricordo perfettamente la domanda e mi ricordo anche la risposta, che la garanzia sotto questo aspetto era la voglia di andare sempre a fare comunque la partita, e credo che anche ieri sera si sia visto una Roma che sì, aveva voglia di fare la partita, e la partita l'ha fatta, che poi abbia pagato delle disattenzioni, degli errori difensivi più tecnici che tattici, ma anche, forse anzi tutte e due un pochino, però insomma vediamo il gol di De Silvestri. Non tanto il gol, ma Belotti è andato a colpire solo, cioè inspiegabilmente non c'era nessuno che lo ha seguito, che era andato a cercare di opporre resistenza. Insomma, quelle sono cose che noi non avevamo visto. Era Emerson Palmieri che lo doveva marcare. Sì, però se l'è perso. Eh sì, perché ha fatto un semiblocco. Ecco, no, ti stavo dicendo che queste cose qui noi fino a ieri sera non le avevamo viste. E come faccio io a non pensare che sia un problema di uomini anche? Anzi, soprattutto un problema di uomini, perché evidentemente questa rotazione totale per quello che riguarda la difesa ha lasciato un pochino a desiderare. Non ti parlo del rendimento di questo o di quell'altro, siccome noi abbiamo sempre detto che comunque la Roma difende di squadra, ieri mi è sembrato che la Roma abbia difeso un pochino meno di squadra, che abbia lasciato spesso e volentieri la linea un pochino sola, e la linea che non era abituata a giocare con quei 4 uomini lì. Devo dire una cosa che mi sembra grave, Riccardo, non so se per quello che abbiamo sempre detto. A me lì dietro tra i 4 quello che mi è dispiaciuto meno è stato Bruno Perez. Sì, in effetti. Pensa, anzi, e Scorupsi, che secondo me è stato molto bravo. Si è fatto trovare pronto, sì. Bravo, ha fatto pieno il suo dovere. Però per dirti, m'hanno deluso i 2 centrali, ma deluso Emerson Palmieri. Bruno Perez so che mi dà quello e quello mi ha dato. Però non mi è piaciuta la squadra nel suo complesso, mi è sembrata una squadra spesso che non giocasse da squadra, giocasse un pochino qualcuno per conto proprio, mentre poi nel secondo tempo io ho visto un'altra squadra, quando non a caso poi sono entrati in campo dei giocatori che fanno parte di quella che io considero la squadra titolare, e più bellissimo, un pochino mi mancava, però non ti è venuto a calla però di ritrovarlo, vai sto qui a tra pochissimo. Mimo,
Eccolo, eccolo. Siamo qua. Sai, non credevo mi facesse così male, Mimmo, perché ci avevo pensato che potesse accadere. Posso dire la stessa cosa, lo sai, perché ero convinto che questa squadra potesse fare qualcosa di importante in questa competizione, indipendentemente dal fatto che poi dopo l'accoppiamento, come sì, il girone sarebbe stato la Juventus, insomma, quindi. Però quando uno ha fiducia in una squadra, poi può essere campionato, può essere Champions, può essere Coppa Italia, insomma, la fiducia rimane quella. Mimmo, ora ti faccio una domanda, no? Sì. E vai. Non so se è scomoda o se magari è sciocca. Sabato sera. Sì. L'eliminazione potrebbe essere ancora più dura. Cioè, nel senso, la Roma non vince. Ho capito. Cioè, se tu perdi, ok? Sì. Sicuramente scatta il ritornello, ma come? Non hai fatto giocare i titolari, che siamo usciti dalla Coppa Italia e mo perdi pure a Torino. E allora era questo che mi volevi dire. Sì, Mimmo, esattamente. Quindi non resta che fare una cosa, cercare di andare a Torino e fare la miglior partita possibile, cercando di portare a casa qualche cosa, perché se no sarà inevitabile, Riccardo, tu conosci perfettamente come funzionano le cose da queste parti. Sì, sì, sì. Sarà inevitabile cominciare a gettare tanti punti interrogativi intorno a questa squadra, addosso a questa squadra, addosso all'allenatore, che abbiamo elogiato in maniera sperticata perché se l'è meritato. Ripeto, il suo ieri è stato un azzardo, secondo me, ma era un rischio calcolato, perché non è che ha messo in campo i ragazzini della primavera, ha messo in campo giocatori della prima squadra che probabilmente non hanno reso per quello che dovevano rendere. L'unico appunto, lo ripeto, secondo me riguarda la struttura della difesa, perché 5 diversi su 5 rispetto alla partita precedente, ma soprattutto 5 inediti insieme, io l'ho trovato un tantino esagerato. Però questo non deve cancellare tutto quello che è successo fino adesso, che la squadra non stia vivendo, come dicevamo prima con Ubaldo, un grandissimo momento sulla fase di finalizzazione, questo è chiaro a tutti. Però questa è una squadra che ha dei valori, cioè non possiamo mettere da parte tutto quello che ha fatto di buono fino adesso per una sconfitta, per un'eliminazione che dispiace, che brucia, che veramente dà fastidio. Però io mi tengo intanto la prestazione. Mi tengo la prestazione perché, lo ripeto, sarò un visionario, però chiedo anche il vostro conforto. Io la prestazione l'ho vista migliore rispetto a quella contro il Cagliari. E allora qual è la verità? Che cosa è mancato veramente ieri alla squadra per non poter portare a casa il risultato, quindi la partita, quindi la qualificazione? È mancato probabilmente qualche cosina dietro, soprattutto dietro. Davanti un gol l'avevi fatto, calcio di rigore, probabilmente un rigore molto molto generoso. Però quelle, Mimmo, scusa, quelle situazioni da dietro che l'abbiamo analizzate, sono state evidenti, perché sì, poi tu hai subito gol, c'erano state anche altre due prima, no, in precedenza. Sì, esattamente, quasi identiche. È una situazione poi da palla da fermo, quindi lì è coinvolto il singolo, non tanto il reparto, perché poi è coinvolto tutta la squadra, l'unico che stava fuori l'area era un Dar, no? Esattamente. Sì, ecco perché io ti dico che proprio forse sulla marcatura, sulla marcatura su Belotti si poteva ipotizzare qualcosa. Si doveva fare qualcosa di più e di meglio. Sì, sì, perché Gian Campanello ce l'aveva avuto prima, no? Esattamente. Nel primo calcio d'angolo da destra. Bravissimo. Insomma, è impensabile che la squadra che ha la miglior difesa del campionato, anche se è una partita a meno rispetto a tutte le altre, possa prendere, non ti dico il gol, ma tre azioni in fotocopia come quelle lì. Ora è evidente che lì mi manca qualcuno di quelli che hanno reso questa difesa la difesa migliore del campionato. E allora ripeto il concetto che ho espresso in avvio di collegamento: probabilmente uno tra Manolas e Fassi io l'avrei fatto giocare in coppia con Juan Jesus o con Moreno. L'ho trovati un pochino privi di un appoggio, sia Juan Jesus che Moreno. Non sono due primi attori, sono due ottime spalle, se così vogliamo dire, che però hanno bisogno di qualcuno vicino che un pochettino li guidi e gli dia un insegnamento. Ieri secondo me sono stati troppo da soli in mezzo al campo, in mezzo alla difesa, e evidentemente non hanno proprio la capacità, la struttura, non lo so, per poter guidare il reparto. E lì ho trovato l'errore probabilmente più importante nelle scelte del turnove. Il turnove ci stava, l'abbiamo sempre detto, ti ricordi quante volte ne abbiamo parlato, Riccardo, prima della partita? Tu che faresti? Faresti giocare a Scorruzzi? Sì, faccio giocare a Scorruzzi, faccio giocare quell'altro, perché mi hanno dimostrato di avere
la qualità per poter giocare, però 10 cambi rispetto alla partita col Cagliari mi hanno sorpreso, non me li aspettavo, praticamente tutta la squadra diversa tranne Schick, e questo pure, ma come Schick è diventato un elemento imprescindibile, però tutti tranne lui, a me hanno sorpreso, e lì ci ho avuto il timore che fosse, prima dell'inizio della partita, una mossa un tantino esagerata. Poi il risultato purtroppo dà torto all'allenatore, perché poi la prestazione, lo ripeto, non è stata così malvagia, il risultato è stato pessimo, e il risultato ovviamente condiziona poi quello che è il giudizio complessivo sulla partita, sull'operato dell'allenatore e sull'operato dei calciatori. Però probabilmente si poteva fare qualcosa di più, che significa fare qualcosa di meno in fase di turnover, anche se il principio del turnover era giusto. Questa è la sintesi strettissima. Senti Mimmo, se noi ti richiamiamo a Luna, ce la fai a fare 10 minuti solamente per 2-3 pagelle? Riccardo, mi metti un po' in difficoltà, no, ti chiedo scusa. Allora fate conto. Ci sentiamo domani. Ah, ok, va bene, domani siete aperti, sì. Tutto il giorno mi. Ah, va bene, allora ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie Ubaldo, grazie Riccardo. Grazie Gabriele, grazie a tutti e scusate. Ciao Mimmo, grazie a te.